Teleselezione. 10.35, Luca, di nuovo buongiorno. C'è un'onda popolare per cui su Twitter ribattezzano l'attrice triste. Sì. Lo chiediamo anche al presidente della CGA di Mestre, Giuseppe Bortolussi, che è con noi. Bortolussi, buongiorno. Buongiorno a voi. Sempre un piacere. Ciao. Ciao. Allora, qual è la prima disamina di questa legge di stabilità, che poi altro non è che una finanziaria con un altro nome? Questo è il governo del cambiamento continuo. Questo è veramente un governo che cambia sempre le carte in tavola, tanto che anche gli esperti ormai non ci capiscono più niente. Io ieri mi sono studiato la bozza sul Sole, stamattina è cambiato tutto e quindi mi tocca ristudiare. E l'altra battuta che voi fate, quella di triste. Quali sono i cambiamenti più grossi? È cambiato tutto rispetto alla bozza di prima. Comunque, quello che propone questa finanziaria sono, per esempio, quello di allentare un pochettino, un miliardo all'anno, un miliardo nel 2014, uno nel 2015, i limiti di spesa dei comuni, è quasi un risarcirli del calo oppure del ritardo del pagamento dell'IMU, del trasferimenti per l'IMU da parte dello Stato. L'altro discorso è il blocco dei derivati regioni e enti locali. Tu sai che è una mina vagante questa, si parla di miliardi. Cioè, comuni e regioni hanno sottoscritto praticamente delle sorte di mutuo che però incorporano un'alta percentuale di rischio dal punto di vista finanziario. Beh, adesso non sono più possibili. Poi c'è il discorso della TRISE che si divide in TARI e TASI, che ripeto. Esatto. Questo TASI in Veneto vuol dire stassito, TASI. TASI, paga i TASI. Allora, la TARI, che è l'ex TARES, è praticamente la tassa sulla spazzatura, no? Mm-hmm. La paga l'inquilino quando occupa la casa o il proprietario, quando ognuno paga quella casa che occupa, mentre la TASI, che è una tassa su, diciamo, i servizi indivisi, quella è tassa, S vuol dire servizi e indivisi, la spazzatura delle strade, l'illuminazione, la pagherà per il 70% il proprietario della casa e per 30% l'inquilino. Perché? Perché l'inquilino gode anche lui dell'illuminazione, della spazzatura delle strade. Comunque 70-30. Anche questo, sanità, si parla di tagli per 4 miliardi e 100 in 3 anni. Anche questo ti sembra una divisione iniqua? Quale, questa? 70-30? No, non, sinceramente 70-30 no, perché anche l'inquilino, come certo, si paga la spazzatura perché ne usufruisce io, lui, mi spiego, non io, c'è anche il discorso che lui usufruisce, per esempio, del diciamo illuminazione stradale, della spazzatura e di altri servizi indivisi. Cioè, il verde pubblico, queste cose le usufruisce come cittadino che lui, e 70-30 mi pare un po' ben calibrata, sinceramente, non mi pare male. Poi grave mi pare invece il taglio, 1 miliardo nel 2014, 1,5 nel 2015, 1,6 nel 2016 del Servizio Sanitario Nazionale. Cioè, qui già veramente si vive tutti i giorni questa difficoltà, ormai i tagli sono enormi e aggiungerci anche sto miliardo nel 2014 è un problema. Tagli ancora un miliardo alle regioni, che diviso le regioni d'Italia sembra poco, ma sai, le regioni ormai quelli soldi hanno e fanno ormai il 90% del bilancio sulla sanità e sui trasporti. Tagliarli ancora soldi è veramente un problema. Poi aumenta in Italia tutto quello che viene introdotto o aumentato, aumenterà ancora. Per esempio, la tassa sulle rendite finanziarie, ti ricordi, era 12,5, tutti dicevamo che era ingiusto. Beh, portiamola al 20, adesso è il 22. Mi spiego, già l'hanno aumentata. Anche il PDL dice che farà le barricate per impedirla. Sì, perché è così, ma come sui dossier finanziari, no? Il bollo prima l'ha introdotto Monti all'1,5 per mille, adesso è già, lo portano all'1,65, fra poco lo porteranno al 2, è tutto così in questo paese. Quindi, per esempio, notevole invece, diciamocelo,
valore 4-5 miliardi, il discorso della detrazione IRPEF per i lavoratori dipendenti, cioè l'apporto può sembrare poco, ma è, diciamo, tu ti detrai le spese forfettarie per la produzione del reddito da 1,338 a 1,450, solo però con un tetto di 55 mila euro. Oltre 55 mila euro non c'è questa agevolazione. Poi le deduzioni IRAP per neoassunti, anche questa si aggiunge, dalla lettura del testo non si capisce con precisione, però interpretando pensiamo, siccome già adesso vari governi hanno introdotto la deducibilità del IRAP, per esempio un dipendente al nord si può dettare già 7.500 per un dipendente, no? Mm-hmm. Il datore di lavoro sull'IRAP. E invece se è donna o giovane al di sotto di 35 anni se ne può detrarre 13, mi pare, e mezzo, e arriva per il sud a 15 per il lavoratore normale, a 21 per donne e giovani sotto i 35. Quindi se ci aggiungi i 15 praticamente deduci tutto il costo del lavoro quando si tratta di un neoassunto. Mi sembra una cosa notevole, mi spiego. C'è ancora il blocco degli statali e io trovo questa cosa, ma quindi ecco, questa cosa abbastanza ingiusta, e ti spiego, no, perché. Ma non solo, ma scusami, forse, ma non ti ricordi che commentammo noi qui la famosa frase di Letta quest'estate che diceva abbiamo risolto il problema del precariato nella pubblica amministrazione, e col blocco delle assunzioni non si risolve più niente. Ma vedi, il problema è questo, attenzione. Allora, non è, il fatto del precario, allora, è sempre una brutta cosa, però nella pubblica amministrazione secondo la Costituzione si è assunti per concorso, quindi che mi mettano dentro 100 persone magari mal selezionate non mi va bene, c'è una questione meritocratica, bisogna tener duro, va dentro chi se lo merita, chi vince il concorso come doveva essere sempre, lo dice la Costituzione, siccome ci riempiamo la bocca di Costituzione riempiamoci anche per questa cosa. Perché trovo ingiusto che invece blocchino i salari e gli stipendi degli statali? Il blocco era dal 2010 al 2012, è esteso fino al 31/12/2014. Perché lo trovo ingiusto? Io sono uno di quelli che va a dire in giro che praticamente dal 2001 al 2010 il costo della, diciamo, delle retribuzioni del pubblico impiego è aumentato di 40 miliardi. 40 miliardi sono una cosa enorme, 40 miliardi. È vero che in altri paesi europei è aumentato addirittura di più, in Francia, in altri, però 40 miliardi in un'Italia che non cresce, mi spiego, guarda quante manovre sono, cioè se non ci fossero stati questi aumenti e fossero aumentati il costo della spesa per questi stipendi come è aumentata nel privato, probabilmente non ci sarebbe bisogno di nessuna manovra, e allora questi si sono appropriati di una parte della ricchezza del paese in un momento difficile, però questi soldi non sono andati ai bidelli, agli infermieri, non sono andati ai professori di scuola media, sono andati praticamente ai dirigenti. È aumentata la, diciamo, l'efficienza nella pubblica amministrazione? Non mi pare. E allora bloccare tutti, perché questi hanno avuto dei grandi aumenti, non mi sembra onesto, non mi sembra giusto, sinceramente. Bloccare un infermiere che prende 1,2, 1,3, 1,4 non mi pare una cosa giusta. Mi spiego? Così non mi pare giusta bloccare un insegnante e altre cose. Spero di essere stato chiaro nella mia valutazione, perché sono contrario. Quegli aumenti sono stati, li trovo molto sbagliati, ma trovo sbagliato anche il blocco per i livelli inferiori. Dicessero, vengono bloccati quelli al di sopra dei 55, capirei. Mi spiego, 55 mila euro, capirei. Quelli al di sotto non lo capisco. C'è il discorso delle pensioni. Sopra i 3.000 metri, sopra i 3.000 metri di altezza, no? Che è un'altezza incredibile per una pensione, 3.000 euro al mese, mamma mia, lordi, lordi, uno ci champagne tutti i giorni, nessuna rivalutazione automatica nel 2014. Io dico che se uno i contributi li ha pagati deve avere la rivalutazione, se non li ha pagati no, cioè perché c'è gente che prende una pensione anche di 5-6 mila e si è pagato i contributi ed è giusto che abbia la rivalutazione. E invece chi non se l'è pagata e l'ha avuta sulla base, in modo retributivo, sulla base dell'ultimo stipendio percepito. Magari ha aumentato ad arte nell'ultimo anno di carriera. Sì, nell'ultimo anno, negli ultimi anni, come succedeva. Poi le pensioni. Quindi la tua proposta sarebbe bloccarla solo per chi Per chi non ha pagato tutti i contributi.
Esatto, non è una questione, siamo al giustizialismo puro qui, mi spiego, non ti guardano, ti giustiziano se non hai i calli sulle mani, insomma, cioè questo è il problema, cioè, io dico un po' di buon senso, se uno se li è pagati i contributi, perché deve essere penalizzato? Penalizza chi non li ha pagati e ha avuto un regalo dal paese. Poi ci sono le pensioni d'oro, il contributo qui lo trovo abbastanza giusto, del 5% dai 100.000 ai 150.000, del 10% tra i 150 e i 200.000, oltre i 200.000 il 15%. E ultima almeno di queste cose, ce ne sono anche altre piccole che non ho valutato ancora, però insomma che rifinanziano la cassa in deroga, la CIG in deroga, sono quelli che altrimenti non hanno nessuna protezione in questa situazione di crisi economica. Ti ho fatto una panoramica noiosa, mi rendo conto. No, ma molto molto interessante. Volevo chiederti una valutazione, così come l'abbiamo chiesto a Rizzo prima, perché forse questa è la cosa che è molto importante, sull'impatto che può avere la TASI. No, siccome ha delle formulazioni molto flessibili, una formulazione è un euro al metro quadro e buonanotte, ma l'altra formulazione è questo prelievo aliquota di un per mille sulla rendita catastale che però può salire fino a 7,5, l'hai visto? Sì. E la vecchia lingua era al 4. Vuol dire che in alcuni casi potrebbe raddoppiare quasi l'imposizione della vecchia IMU. Se un esatto, ma ci sono anche altre cose che ti ribadisco che lasciano molta incertezza, poi questo naturalmente deve essere convertito in legge e ci saranno gli emendamenti. Vediamo, però è potenzialmente pericoloso, come dici tu, così come è pericoloso il fatto che mentre prima era solo per un anno, sui capannoni, quelli accatastati di come Domodossola e quindi anche sulla grande distribuzione, quindi anche sugli alberghi, anche quindi sui capannoncini, c'è il 7,6 per mille va allo Stato. No? Allora tu capirai che il comune può aumentare di 3 punti per mille, cioè fino al 10,6. Fino al 10. Questo doveva essere fino per un anno soltanto. Adesso con questo decreto invece viene prorogato sine die, il che vuol dire che i comuni saranno incentivati anche qua, in Veneto si dice a fraccare, cioè a spingere, no? Per ottenere fino di più. Fino al 10,6. E capisci, cioè, che queste incertezze. E quant'era con la vecchia IMU? Ma era lo stesso, però il comune non era incentivato. No, poteva arrivare fino al 10 anche per i capannoni, ma non era incentivato il comune come adesso. Spiego. Cioè, aveva certo, stesso... perché adesso quel 3 se lo prende tutto lui. Sia perché è incentivato, perché se gli hanno tagliato l'IMU sulla prima casa, se gli arrivano i soldi in ritardo, se c'è un conflitto con lo Stato dice ti aspetta 100 e invece... mi spiego, tu sapevi che era 110, com'è che fai? E capisci? In più, dopo, diciamocelo, prima c'era l'aliquota normale, tu potevi ridurla di 3 punti, dal 7,6 andare al 4,6, no? E potevi anche aumentarla, ma potevi ridurla. Adesso invece fissa il 7,6 e se li becca lo Stato, e tu hai solo l'incentivo ad aumentare. Non puoi dire io voglio favorire le aziende nel mio territorio perché stanno male, no. Tutto il più non aumenti e i soldi vanno allo Stato, io trovo questa cosa. E tu non prendi niente. Ecco perché, mi spiego, c'è l'incentivo del comune che deve far quadrare i conti, hai capito? Premesso, anzi detto tra parentesi, che non tutti i comuni sono virtuosi come tendono a farci credere, non tutti i comuni sono virtuosi, anzi ce ne sono addirittura che vengono sciolti per infiltrazioni mafiose, c'è questo, c'è quello, c'è quell'altro, quindi... Lasciare discrezionalità completa, la gran parte sono sani, la gran parte, diciamolo, sono virtuosi, ma cioè, può portare anche a delle esagerazioni, specie quando il meccanismo è così, è un po' un nodo scorsoio, insomma, per le aziende. Ecco, questa è la situazione. Comunque questo governo, siccome il governo del cambiamento, mi spiego, nel senso che cambiano sempre parere da un giorno all'altro, anzi da una notte al giorno, può darsi che anche le cose cambino. Qualcuno diceva che è il governo delle larghe attese, nel senso che non fa le cose. Larghe e lunghe.
Sì, dopo c'è chi parla appunto del cambiamento. Io dico però una cosa, e la dico convinto, questo è l'unico governo che ci possiamo permettere adesso, l'unico governo che abbiamo. L'unica cosa per non incartarci deve fare la riforma. E anche l'unica manovra? No, l'unica manovra no, perché questa si potrebbe fare anche diversamente, si potrebbero fare su alcune cose, potremmo discutere. Però dico che questa manovra è una cosa quasi di routine, mi spiego? Cioè va fatta perché è la vecchia finanziaria questa, no? La legge di stabilità, la vecchia finanziaria la deve fare perché te lo impone l'Europa, perché te lo impone una gestione corretta dei conti pubblici, lo devi fare. Ma la cosa prioritaria, pregiudiziale per il futuro di questo paese è la legge elettorale, anche per l'economia, perché deve essere fatta in maniera tale che uno vinca e uno perda, e chi vince applica la propria ricetta e se ne prende le responsabilità, non ha l'alibi dei veti incrociati, non ha più l'alibi, mi spiego, dei ricatti. Uno vince e fa. Con questa legge elettorale invece noi rischiamo, se andiamo a votare, di un nulla di fatto come adesso, di dover fare ancora governi per superare la crisi e invece di prendere quelle decisioni che sono importanti, perché sì, è giusto quello che dico sempre secondo me, del rilancio dei consumi, ma è giusto anche risolvere alcuni problemi di carattere strutturale, no? Nelle imprese, nelle cose, altrimenti non ne vai fuori. E chi non ha il potere di farlo, ma subisce il veto degli altri, non ha la possibilità di cambiare l'andamento di questo paese. Mamma mia. È un quadro, no, sì. Mi colpisce perché è un quadro molto rassegnato. No, ma ci sono però... No, scusate. Dico rassegnato al senso che non al fatto che sia giusto, al fatto che in Italia le cose vanno così. Però ripeto, i tagli sono grossi, 4 miliardi sulla sanità. Sì, come ma sono gravissimi, ti dicevo prima, sono diluiti in 3 anni, per carità, ma sono gravissimi perché la sanità italiana è già al limite. E col discorso che è stato fatto per cui chi sfora, mi spiego, poi si paga, c'è un aumento della tassazione, non c'è più da scherzare, voglio dire, neanche quelle regioni del sud che prima sforavano, tanto pagavano, adesso non possono più, quindi continuare a tagliare secondo me è pericoloso, perché si vede l'andamento della spesa pubblica, è vero che la sanità e l'assistenza è una delle poche che è aumentata, mi preoccuperei di più della pubblica istruzione dove è calata fortemente, mi preoccuperei di più per esempio dell'ordine pubblico dove non è aumentata, però questa è grave perché colpisce i cittadini. D'altra parte sappiamo, mettiamoci in testa una cosa, che due sono le spese che continueranno ad aumentare. Una è quella della pubblica istruzione, deve aumentare, in tutti i paesi del mondo aumenta, fuorché in Italia non si sa perché, ma deve aumentare, si vuole garantire il futuro. E l'altra è quella della sanità e dell'assistenza. C'è un grande economista americano, Bomol. Ma qua si taglia. Eh? E qui si taglia. Lo so, questo è il grave, sai, della faccenda, è grave, si taglia tutto, però... a un'analisi seria c'è margine, non parlo tanto nella sanità per esempio, ma nella spesa delle regioni, in queste cose c'è un margine, bisogna tagliare. Una volta io lavoravo anche nella pubblica amministrazione, conosco abbastanza, ho lavorato 4 anni e vedevo, una volta c'era una differenza tra le spese obbligatorie e quelle facoltative. Quelle facoltative molto spesso c'era un organo di controllo che si chiamava Coreco, no? E quando tu mandavi la delibera te la bocciava, perché delle spese obbligatorie non c'era niente, ma quelle facoltative se non erano giustificate te le bocciavano. Tu volevi fare la sagra del peperone e dare un finanziamento? Il Coreco ti bocciava. Bene, non è che sia tutto giusto questo, non è che vada bene bocciare, però neanche tutte quelle cose che in Italia non ci si possono permettere. Cioè è facile dire ma il mio comune ha bisogno, però io ti dico, conosco un centro di neanche 15.000 abitanti che ha 3 palazzetti dello sport perché ogni frazione ha voluto il suo, mi spiego, e adesso non ce la fanno a mantenerlo, e allora che si fa? Capisci? Cioè era sbagliato a suo tempo fare 3 palazzetti dello sport, ma passo più lungo uno della gamba, certo, vivere al certo, di sopra ma guarda che molti hanno fatto anche questo, mi spiego, perché ti ripeto, lì bastava farne uno in una zona centrale e tutti e tre avrebbero usufruito, il riscaldamento valeva per 3, veniva usato, invece adesso sono tutti e 3 mezzi vuoti, hai capito? E questo è il problema.
Questo è il problema. Bocciodromi al coperto riscaldati a spese del comune. Va bene, è giusto, ma una volta erano i privati che li facevano, spiego. Cioè, tutte cose che sono giuste in una città. Che abbiamo un livello di ricchezza di paese e non possiamo più permetterci. Esatto, ma non solo. Io sono per le cose strettamente necessarie, quelle devono essere garantite. Cioè, se mi dicessero tagliamo alcune cose, no? E però non tagliamo la sanità, io sono d'accordo per questo. Cioè, tutte le spese, tutte quante le spese non obbligatorie devono essere vagliate con molta attenzione. Soprattutto perché Bortolussi, insomma, adesso il nome è Cottarelli, il commissario che dovrà occuparsi dei tagli. Già, insomma, ricordiamo all'epoca di Monti Bondi tutte le polemiche che poi appunto suscitò il suo nome per il fatto che, insomma, una persona poco competente andò a mettere le mani con tagli lineari a un settore, mettendo davvero poi in crisi a volte le manovalanze di persone che sono lì per aiutare altre persone a volte anche a continuare a vivere. Quindi ecco, è rischiosissima questa cosa. Più di qualcuno però ha osservato che era contrario ai tagli lineari. Adesso si è un po' ricreduto perché ha capito che altrimenti non ci sarà mai nessun taglio. È chiaro che il taglio lineare è ingiusto. È ingiusto, mi spiego? È ingiusto, perché? È ingiusto, assolutamente ingiusto. Soprattutto in un settore come quello della sanità, dove ci sono delle realtà che palesemente mangiano con grazie a altre che invece sono virtuose. Certo, certamente, ma in ogni caso non si giustificano questi tagli lineari, però si è resi conto che gli altri tipi di taglio, quelli selettivi, quelli che tengono conto della realtà, non si faranno mai. Ma dove è finita la centrale unica degli acquisti? È finita, che si diceva che bisognava farlo, una siringa costa 2 centesimi e non 2 euro. Guarda, vorrei farti una battuta prima di risponderti seriamente. Comprano delle matite che dopodiché tu te le porti da casa, è per questo che risparmiano, hai capito? Anche le penne non scrivono mai, cominci a scrivere, salta il cappuccio. Non riesci a rimetterle assieme, alla fine te le porti da casa, ed è per questo che la pubblica amministrazione con il centro unico di acquisti risparmia. Comunque negli anni passati si parlava di risparmi di 20, 30, 40 miliardi, io non li ho visti, non li ho visti, secondo me no. Un'ultima curiosità sul lavoro, perché anche qui prima ci ha spiegato giustamente Bortolussi sul cuneo fiscale per i dipendenti, ci saranno insomma delle possibilità di avere degli sgravi di detrarre insomma maggiormente l'IRPEF, però si parla sempre di lavoro dipendente, e sono tantissimi i ragazzi che per esempio hanno il loro contratto e poi la loro retribuzione che viene riconosciuta con partita IVA, è da tantissimo tempo che viene insomma trattata forse con troppa superficialità. Storia un po' del lavoro autonomo in Italia, perché non è considerato lavoro autonomo, ma lavoro anomalo. Cioè, tu sei, quando sei un autonomo, sei un anomalo. Tu sfidi la legge di gravità, non timbri il cartellino, per cui tutto quello che ti capita ti sta bene. Mi spiego, compreso non avere nessun aiuto. Ci sono dei giovani che, non trovando lavoro, si ingegnano, mi spiego, con l'aiuto del papà, con l'aiuto dei fratelli, con l'aiuto mettono su un'aziendina. Ma quelli devono pagare assolutamente, perché sono anomali. Non c'è lavoro per i giovani, 40% di disoccupazione sulla forza lavoro, ma se metti su un'azienda sei un anomalo. Allora lì è come, sai, nei baracconi delle fiere, no? Che c'è l'orso che si alza, li spari, se non lo colpisci si alza un'altra volta e tu li spari. Un lavoratore dipendente ha i suoi problemi, ma un autonomo ne ha di più, ha il rischio di impresa, la burocrazia, al non dormirci la notte, mi spiego, il rischio del mercato. Dovremmo favorirli, premiare chi si prende questo, mi spiego, rischio. E invece no. Ci aggiorneremo ancora, grazie sempre Bortolussi. Grazie a voi.